Cosa servono questi altri fili? Questo è ottone, questo è rame. Non ha un'importanza, non sono rilevanti i materiali, a meno che sono tossici. Ecco, con questo rame, con questo ottone, chi non vuole questa velocità perché magari si è allenato a fare, ad avere delle risposte più lente, quale mi piace di più? Questo? Questo? Per questo tipo di lavoro. Meglio il rame. O l'ottone. Lo rifermo. Meglio il rame. Ottone. Per essere sicuro, anzi tolgo il guante perché, ripeto, sono prove che vanno fatte con calma. Questo non è che parlando, facendo un video, tutta la confusione che c'è qui sopra, la misura viene sicura, eh? No, io vi faccio solo vedere come si dovrebbe fare velocemente. Allora io vado a toccare questo e qua mi sta rispondendo in questo modo circolare. Vado sul rame, è già partito. Ok, cosa facciamo qui? Il verso potrebbe avere qualche impatto, ma in realtà serve tutto, serve calcolare qualsiasi cosa, la provenienza del manico, la provenienza del negozio, se va bene o non va bene. Poi bisogna portarlo a reset, quindi bisogna resettarlo per farlo diventare completamente nostro. Perché mi piace molto il filo sottile, al massimo un millimetro, ma soprattutto in queste condizioni? Uno, perché costa molto poco. E l'altro perché se sbaglio, se ne voglio fare un altro, se lo perdo, io ho la scorta, non dico l'infinito, tanto no. Non si consuma più di un metro di filo alla volta, pur sbagliando. Quindi quante ne posso fare anche per i miei amici? O da lasciare, che ne so, in giardino. Magari non sotto l'acqua, però. E farne di diversi tipi. Questo qui è perfetto come dimensioni. Questo qui, che è un po' troppo lungo, è un po' troppo veloce, potrebbe andar bene questo sistema. Ma qui ci ritorniamo dopo. Cosa faccio? Prendo. Posso anche chiedere. Per questo può bastare? Taglio qui. Taglio prima. Ok. Posso controllare anche se questo pezzettino è da tagliare o da lasciare. Lo tagliamo qui? Va bene lo stesso? Ok. Non è importantissimo perché poi vi faccio vedere. Oh, qui mi devo far aiutare per forza a iniziare con questa. Ci vado a fare una molla. Ecco, qui sto partendo già dalla parte, non so se si vede, è antioraria. Qui l'energia entrante è antioraria. Va bene? No. La molla che vado a far sopra, che mi servirà per andare a tarare le vibrazioni del biotensor, deve essere fatto orario. Quindi altro errore sul filo. Ripartiamo in senso orario dalla punta e così. Vediamo se è così. No, è così. Perfetto.
Non è un'operazione semplice fatta qui da dove stiamo riprendendo. Gli spazi sono un pochettino stretti, c'è tanta roba. Per esperienza mi fermano a queste parti. Se vado a approfondire le misure con più calma, può essere che venivano meglio. Ok, ci siamo. Allora, vi ricordate prima come andava veloce? Diamoci un'altra raddrizzatina. Ecco qua. Più questo lo sposto in avanti, più cosa succede? Più va lento. Più l'accorcio e più va veloce. Questo è il concetto. Poi da qui sceglierò il manico da fare. In questo caso andremo a fare il manico come questo. Come proprio è nato il biotensor per studenti a zig zag. Ve lo faccio vedere. Ok, questo è l'autentico, eh. Questo è fatto talmente bene sulla mia misura che non ha bisogno del peso per registrare. Questo registro è fantastico perché costa zero. No, zero no, però 5 euro di mattassina di rame, via. Ed è molto utile. Perché? Perché se domani sono un po' più vispo, magari devo rallentare. Allora lo metto a metà e vado a scegliere la lunghezza per me. Ecco, la lunghezza è questa. Io lo porto più avanti, si muove un po' più lentamente. Lo porto indietro, si muove più veloce. 5 qui più o meno 33. Ok, allora ho poco filo, quindi dovrò optare per un manico molto più piccolo a zig zag. Come faccio? Parto e lo piego a 45 gradi. E questo è 90, sì, è 90. Lo vado a correggere. Ok. Poi inizio con la prima metà. Più o meno la prima metà è questa. Adesso io sono fortunato che ho trovato subito la misura delle pinze che mi corrisponde più o meno metà. Provate prima a iniziare a fare un po' di manici, poi la punta, poi quando siete bravi fate tutto. Oppure, se vi volete risparmiare questo lavoro, è un po' brigoso. Bisogna comprare le pinze, il filo, ricordarsi di fare la piega una destra, una sinistra, una destra, una sinistra. Adesso verrà un po' così, però alla fine lo sistemiamo. Vado a chiudere in questo modo. Diciamo che forse un altro
Gigrettino lo potevamo fare. Ecco, in questo caso ho un po' più di filo, lo vado a chiudere un po' meglio, lo vado a provare subito, prima di tutto. Ecco, anche se tutto storto. Qui il biotensor di Natale per gli studenti, questo è un ottimo regalo, per farlo non è poco. Io non vi ho fatto vedere quanto tempo ci ho messo a fare questa stellina, perché prima va disegnato su carta come la volete grande, secondo io sono andato veloce perché ho questa misura delle pinze. Però se lo volete un pochettino più grande, cosa che il filo da 1 vuole più grande, al posto di questo o al posto di un peso in ottone o al posto di farlo così, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lati, ok? Un ottagono. Qui c'è un po' di lavoro. Ok, vediamo come funziona questo biotensor per studenti di Natale. Giocateci. Ecco, io qui ci devo dedicare un po' di tempo perché insomma l'ho fatto un po' di fretta, ci vuole un po' più di tempo per farlo. Io devo stare attento a tagliarlo di misura perché deve entrare dentro, se no mi vado a pungere. Mi sono già punto anche in questo video. Poi le misure si possono fare sia in piedi che a sedere, meglio con una scrivania rivolta verso il nord. Ecco qua, sta già lavorando. Mano è appoggiata. Quando io lo vado ad alzare, questa non la ferma nessuno.